organizziamo il modulo anche sulla governance metropolitana e abbiamo un ospite che io sono molto contenta di presentare, che è Marco Boschini, che è il coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi ed è anche assessore all'urbanistica e all'ambiente a Colorno. E sono particolarmente contenta che lui sia qui stasera perché lui è molto bravo nel raccontare come sia possibile oggi in Italia riuscire a metterla in pratica la sostenibilità. Un concetto di cui tutti si riempiono un po' la bocca, ma che poi è molto difficile da tradurre in politiche quotidiane, e invece è possibile farlo, e l'esperienza dei comuni virtuosi ce lo dimostra, e quindi secondo me è molto interessante per dei futuri amministratori ascoltare questa esperienza. Quindi io gli cedo volentieri la parola, e poi ha scritto anche un libro molto bello, Nessuno lo farà al posto tuo, che se volete qui insomma lascio la parola a lui. Grazie, buonasera, belli. Possiamo fare senza microfono, tanto ci sentiamo. Vengo di qua perché sennò siamo troppo lontani. Allora, intanto grazie alla Beatrice, grazie a chi mi ha invitato. Aggiungo qualche cosa alla presentazione che è stata fatta, per dire che appunto mi chiamo Marco Boschini, ho 39 anni, sono sposato, ho un figlio di 2 anni e mezzo, di mestiere ho fatto l'educatore per 10 anni, lavorando con i bambini in un centro per bambini nel comune dove ho risieduto fino a qualche anno fa. Da quest'anno, quindi all'inizio di quest'anno, mi dedico completamente all'associazione che ho fondato. Quindi ho sentito un po' gli ultimi 10 minuti della puntata precedente, dell'incontro precedente, e devo dire che mi sono un po' riconosciuto in qualche modo in una persona che si è inventata sostanzialmente un lavoro. Io ho la fortuna di fare un lavoro che è anche la mia passione, quindi l'ho fatto per 10 anni come volontario, che è l'esperienza dei comuni virtuosi, che è nata da un'idea che insieme ad altre 3 persone abbiamo avuto nel 2004, poi l'abbiamo fondata ufficialmente come rete nel 2005, e che è cresciuta negli anni a tal punto da avere la necessità di avere delle persone che ci si occupino a tempo pieno per gestirla, perché oggi l'Associazione dei Comuni Virtuosi significa un'ottantina di comuni sparsi in tutto il territorio nazionale, sono presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, e direi basta, perché in tutte le altre regioni c'è almeno un comune che è iscritto alla nostra associazione. Un'ottantina di comuni che sono niente, io lo dico sempre, se li paragoniamo agli 8.101 comuni che ci sono in Italia, ma è qualche cosa invece di significativo come campione attendibile di ciò che si potrebbe fare non fra 20 anni, ma da domani mattina, in almeno 6.000 degli 8.000 comuni, perché i nostri 80 comuni sono appunto comuni dislocati in tutto il territorio nazionale. Quindi questo per dire che queste buone pratiche che vi racconterò brevemente, poi se sono domande, richieste, possiamo approfondire alcuni punti, si possono fare dappertutto, perché si stanno facendo dappertutto, e perché soprattutto sono comuni trasversali agli schieramenti politici. Il buon senso, noi diciamo, non è di una parte o dell'altra, non è di sinistra o di destra. Il buon senso, soprattutto legato ai temi della sostenibilità ambientale, può, deve essere trasversale. Poi è evidente che una certa idea di politica, una certa idea di società porta, dovrebbe portare perlomeno a delle azioni conseguenti molto concrete che determinano quella linea politica. Molto spesso purtroppo non è così, ma questo è un altro discorso. E poi un'altra caratteristica di questo campione, che per noi è un campione attendibile, è che i nostri comuni sono comuni molto diversi tra loro. Il più piccolo come dimensioni, il più piccolo ha 300 abitanti, è un comune
in provincia di Oristano, in Sardegna, il più grande è Capannori, che ne ha quasi 50.000 in provincia di Lucca, però la media dei nostri comuni iscritti sta tra i 5 e i 10.000 abitanti, che guarda caso è la media della gran parte dei comuni italiani. Quindi questo per dire che siamo pochi, siamo senza risorse, abbiamo tutti i problemi che hanno tutti i comuni d'Italia, però riusciamo a fare delle cose che potenzialmente potrebbero essere fatte ovunque in Italia se si mettesse in moto un meccanismo virtuoso a livello nazionale tale per cui queste cose si possono portare avanti non nonostante le normative nazionali, nonostante i governi nazionali, nonostante i vincoli e tutti i problemi che ogni giorno di più mettono nelle condizioni chi sta dentro gli enti locali di svolgere un servizio, non solo un servizio civile come dovrebbe essere sempre per chi si candida a stare dentro le istituzioni per un periodo di tempo determinato, ma un atto sostanzialmente eroico, lo dicevamo prima all'inizio di questo incontro, perché di fatto oggi un sindaco, soprattutto se è un sindaco di un comune medio piccolo, che quindi non se lo fila nessuno, che non ha se poi ha anche qualche idea in testa un po' lungimirante, sicuramente non farà carriera politica, oggi di fatto svolge un ruolo che è un ruolo di assoluto comprimario e assolutamente depotenziato anche solo rispetto a pochi anni fa. E quindi in questo contesto, in questa cornice molto difficile in cui chi sta dentro le istituzioni locali in un clima di antipolitica che è frutto di 20 anni non solo di Berlusconi ma dei nostri 20 anni che da cittadini spesso ogni volta che proviamo a pensarci, ogni volta che abbiamo fatto un commento al bar o con i nostri amici o con i nostri colleghi di lavoro e abbiamo detto il pubblico non funziona, il politico è corrotto, le istituzioni fanno schifo, ecco, noi in piccolo abbiamo alimentato un meccanismo che ha portato a livello culturale a far passare il messaggio che tutto quello che è pubblico fa schifo, è corruzione, sprechi, privilegi e quindi non funziona nulla e quindi chi me lo fa fare a me da cittadino, da politico onesto, da persona che si spende per le istituzioni di questo paese di provare a cambiare le cose, tanto non cambierà mai nulla. Ecco, in questo contesto qua il sindaco è identificato e tale quale ha quello che poi effettivamente ruba, quello che poi effettivamente spreca, perché poi avvengono anche gli sprechi, ci sono i privilegi, ci sono le clientele, noi non neghiamo tutto questo, lo combattiamo ogni giorno e dobbiamo continuare a denunciarlo, fare in modo che queste cose non avvengano più, ma a fianco di questa roba qui, che è la politica che non ci piace, che sono sicuramente le istituzioni che a volte non funzionano, c'è una politica che funziona e che in questo paese purtroppo funziona nonostante il quadro generale. Allora l'esperienza dei comuni virtuosi è un'esperienza che rispetto ai temi della sostenibilità ambientale, che è il tema di cui ci occupiamo noi, l'associazione dei comuni virtuosi nasce per mettere insieme esperienze virtuose in campo ambientale, declinate nelle varie sfaccettature che determina il tema generale della sostenibilità. Che sono sul tavolo di qualsiasi amministrazione comunale a qualsiasi latitudine geografica e di qualsiasi dimensione la comunità di cui ci si occupa, quindi la gestione del territorio, l'energia, i beni comuni, la questione dei rifiuti, la questione della mobilità, la questione degli stili di vita dei cittadini, delle imprese che insistono in un territorio, in una comunità, quindi tutto quello che in un qualche modo costruisce l'impronta ecologica di una singola comunità e come cercare di approcciare questo tema mettendo in campo delle azioni, degli incentivi, degli stimoli a livello culturale, delle buone pratiche amministrative che consentano a quella comunità che si sta amministrando di ridurre la propria impronta ecologica e quindi di costruire un meccanismo che mette in discussione di fatto, perché quello che noi stiamo facendo come comuni virtuosi, che mette in discussione un modello di sviluppo che ha fallito la sua missione, a meno che non pensiamo ancora oggi nel 2014 che il modo per risolvere la questione dei rifiuti sia quello di bruciarli in un inceneritore o che il modo di affrontare la mobilità sia quella di costruire nuove autostrade, nuove tangenziali, c'è tutto, esattamente tutto quello che anche noi nella nostra regione
continuiamo a fare, lo dico da persona che ha la tessera del PD in tasca e che però, come spesso fa, cerca di essere molto critica, prima di tutto con se stessa e con le cose in cui crede, con i propri compagni di viaggio, perché o cominciamo a dire le cose come stanno o non ne usciremo mai da questa situazione. O appunto, se non vogliamo pensare che il modo per affrontare il tema dell'energia sia quello di fare delle centrali nucleari o anche più in piccolo, continuare a consentire la realizzazione di impianti che non hanno nulla di rinnovabile, ma che attraverso dei meccanismi di normative nazionali e regionali di fatto consentono di fare le più vieche speculazioni che poi di fatto non aggiungono nulla al bilancio energetico positivo della comunità in cui vanno ad insediarsi questi impianti. Allora, l'esperienza dei comuni virtuosi ha cercato anno dopo anno di mettere insieme delle esperienze che provassero prima di tutto a smontare quelle che sono le obiezioni che da sempre vengono fatte soprattutto a chi si occupa di sostenibilità ambientale, soprattutto in Italia, un po' per colpa di chi in anni precedenti si è occupato di questi temi, perché molto spesso in Italia l'ambiente è stato affrontato in maniera ideologica, cioè l'ambiente è il classico tema in cui ci si divide, si fanno le grandi discussioni sui massimi sistemi, no? Vince chi urla un po' di più, però poi alla fine la sostanza non cambia mai. E anche nel nostro paese purtroppo il movimento, diciamo, ambientalista, soprattutto quando si è tradotto in un meccanismo politico, non sempre ha portato a dei benefici effettivi per la realizzazione di buone pratiche. Le obiezioni che ci venivano fatte all'inizio di questa esperienza dei comuni virtuosi era: se ti occupi di ambiente sei contro il progresso, se ti occupi di sostenibilità metti in crisi un sistema che sta già entrando in crisi, che è il sistema economico, che è insomma quello che vediamo ormai tutti i giorni, che tocchiamo con mano ormai da troppo tempo. E in realtà noi abbiamo dimostrato con le esperienze portate avanti nei nostri comuni che era vero, che è vero esattamente l'opposto. Faccio un esempio: per costruire, o meglio ancora, per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, pubblico prima di tutto, anche per dare un esempio, no? La politica, per tornare ad essere credibile, deve fare quello che dice prima che dire ciò che non farà mai. E quindi se tu politico, se tu amministratore pubblico chiedi ai tuoi cittadini, alle imprese del tuo territorio di fare delle scelte per ridurre i consumi energetici della loro casa, del loro esercizio commerciale, del loro capannone, e poi questi stessi cittadini quando vengono negli edifici pubblici, cioè nella casa di tutti, nella scuola a prendere il bambino, nella sede municipale a rinnovare la carta d'identità, e si accorgono, vedono che tu, che gli dici queste cose qui, stai buttando via energia, soldi, inquinando il territorio perché illumini male e riscaldi peggio gli edifici di tutti, allora non hai credibilità, non hai le carte in regola per poter chiedere agli altri qualcosa che è comunque necessario, perché poi in realtà i consumi energetici di un comune, di qualunque dimensione, anche il comune di Bologna, io non ho visto, non so se il comune di Bologna, penso di sì, immagino di sì, ha aderito o meno al patto dei sindaci, presumo di sì, io non ho letto il PAES di Bologna, però comunque anche Bologna non credo che tutti gli edifici, tutto quello che è pubblico, tutto quello che è gestione del comune, nell'ambito dei consumi energetici complessivi della città Bologna superi la soglia, che di solito non si supera mai, del 4-5%, questo per dire cosa? Che il comune deve fare la sua parte, deve farlo da un punto di vista educativo e deve farlo perché azioni che vi racconterò possono contribuire a ridurre i consumi energetici, quindi la bolletta energetica, e quindi tra le altre cose risparmiare anche risorse economiche. Ma se poi non riesce a coinvolgere il territorio per fare in modo che il settore terziario, il settore industriale, il settore residenziale faccia altrettanto, gli obiettivi, ad esempio del patto dei sindaci, non si raggiungeranno mai. E quindi questo tipo di ragionamento può essere applicato a tutti i settori
della pubblica amministrazione. E rispetto appunto al tema della gestione del territorio, quello che noi diciamo e quello che noi portiamo avanti rispetto, scusate, al tema dell'energia, noi abbiamo portato avanti delle esperienze che hanno dimostrato che invece si creava occupazione, quindi più posti di lavoro, che è l'esatto contrario di quello che sta succedendo adesso, e più tecnologia, più progresso, perché come dicevo prima, per fare una casa che consuma il 70-80% in meno di energia c'è bisogno di maggiore tecnologia, maggiore ricerca, maggiore capacità di progettare, di costruire o di riqualificare cose che già ci sono. E questo vale per tutti i temi ambientali, vale per l'energia ma vale anche per i rifiuti. C'è bisogno più o meno occupazione per fare in modo che tutti i comuni italiani introducano il sistema di raccolta differenziata porta a porta, rispetto a continuare a tenere accesi degli impianti che bruciano materia, perché di questo stiamo parlando. E ripeto, io non cerco perlomeno di non affrontare questi temi con un approccio ideologico. Gli inceneritori potevano avere un senso 20, 15, 30 anni fa. La scelta dell'uscita dalla strategia di inceneritore non è una scelta che fai dall'oggi al domani, quindi la nostra proposta non è di chiudere, stiamo in Emilia Romagna, gli impianti esistenti domani mattina. Però noi diciamo che gli impianti esistenti in Emilia Romagna si possono chiudere nel giro di 2 anni se tutti i comuni della regione Emilia Romagna si livellano ai risultati di alcune eccellenze che già oggi sono all'85% della raccolta differenziata. E l'obiezione che so già potrebbe esserci nella testa di qualcuno di voi è: non conta fare queste cose nei comuni di 5, 10, 20 mila abitanti, a Bologna questa cosa è un po' più complicata. Allora vi dico che l'associazione dei comuni virtuosi, la gran parte dei comuni che fanno parte della nostra associazione aderiscono alla strategia internazionale rifiuti zero, che è partita dal piccolo comunello di San Francisco, che oggi è l'80% della raccolta differenziata. Allora, se ci riescono a San Francisco, ci si può riuscire tranquillamente a Roma, a Milano, a Torino, a Palermo, a Bologna, a Firenze. Il problema è avere appunto una visione, una capacità di vedere al di là delle ex municipalizzate, di vedere al di là di quelli che sono stati gli investimenti fatti. Anche io vengo da una città, Parma, che ha appena inaugurato, che inaugurerà formalmente un inceneritore fra qualche giorno, la provincia di Parma, di centro-sinistra, che su questo si è giocata le elezioni del comune di Parma, ha perso le elezioni, io dico se lo sono meritati, perché hanno voluto fare un impianto che nel 2010 non aveva alcun senso. Proprio, ed è la stessa provincia, come sono molto critico, sono anche molto positivo, che ha consentito al mio comune, con un incentivo economico sostanzioso iniziale nel 2005, una volta approvato il piano provinciale dei rifiuti, di partire come uno tra i primi 4 comuni dei 47 della provincia di Parma con l'introduzione del sistema porta a porta dei rifiuti, che ci ha fatto portare la nostra percentuale dal 30 al 70% e oggi all'80%. Quindi è anche un po' la schizofrenia, no? Di mettere dentro ai nostri piani tutto e il contrario di tutto. Sì, facciamo la raccolta differenziata, però intanto continuiamo a bruciarli. Facciamo la mobilità sostenibile, il piedibus, il bicibus, il car sharing, però poi consentiamo di distruggere il territorio facendo delle autostrade che non servono, o implementando quelle che ci sono, facendo chissà quali tipi di ragionamenti su queste cosiddette grandi opere. Allora, non voglio perdere troppo il filo del discorso, torno su quella che è dal nostro punto di vista la questione fondamentale. Bisogna, nel momento in cui ci si dà un obiettivo come classe dirigente di un comune, di un territorio, bisogna costruire le condizioni per raggiungere quell'obiettivo. E su quegli obiettivi, sugli obiettivi fondamentali, non si può cercare il compromesso, no? La politica è l'arte del compromesso, no? Ci dicono sempre, bisogna sempre cercare una sintesi, ed è vero, io faccio parte di una giunta che non la pensa come me su tutte le cose, molto spesso mi scontro, trovo in questi anni, in questi ormai 9 anni e mezzo, io ho praticamente finito il mio percorso amministrativo,
ci sono stati dei giorni che tornavo a casa con una rabbia e una voglia di mollare incredibile, altri in cui mi sono sorpreso e stupito di vedere dei sostenitori in persone che sapevo su certi argomenti, soprattutto sui miei argomenti, temi ambientali, che mai mi sarei immaginato. Però su alcune cose io non ho mai messo in discussione le mie convinzioni. Questo è l'elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale è che bisogna impegnarsi per trasformare l'idea in un atto amministrativo conseguente. E da questo punto di vista l'Associazione dei Comuni Virtuosi può essere sicuramente d'aiuto. Abbiamo 10 anni di banca dati che è lì a disposizione sul sito dei Comuni Virtuosi, comunivirtuosi.org, che è a disposizione attraverso la scuola di altra amministrazione, che è un format che ci siamo inventati 3 anni fa, dal quale poi è nato anche un sito, altraamministrazione.it, che comunque ci si può accedere dal sito. Sì, ok, perfetto. Che è praticamente un corso di formazione che portiamo in giro per l'Italia, dove i docenti sono sindaci, assessori, consiglieri comunali dei nostri comuni, che vengono a raccontare ad altri sindaci, assessori, consiglieri comunali o persone che si stanno per candidare alle prossime elezioni amministrative, che cosa hanno fatto a realizzare quella cosa nel proprio comune, cercando di trasferire conoscenza, perché poi è questo quello che noi facciamo come associazione da un punto di vista, come obiettivo culturale. Allora, sulla gestione del territorio, ad esempio, noi diciamo stop al consumo di territorio, che è un'altra cosa, guardate, che è fondamentale. Cioè, da qualche anno voi non troverete un politico o un candidato politico o un sindaco in carica che alla domanda tu sei a favore o contro, cioè sei a favore del consumo di suolo o sei per la tutela del territorio, è ovvio che ti dirà che è a favore della tutela del territorio. Non c'è partito, non c'è istituzione, non c'è università che da almeno 5, forse anche di più anni a questa parte, non faccia almeno un convegno all'anno che parla del consumo di suolo. Poi però, usciti dalla sala del convegno, il giorno dopo vai a vedere cosa succede nel comune di quella persona che è intervenuta in quel convegno dicendo che è a favore della tutela del territorio, e ti accorgi che è in atto l'ennesima variante urbanistica, in cui nella relazione introduttiva si scrive e si dice si pagano dei consulenti per scrivere che si è a favore della tutela del territorio, poi però all'atto pratico quella variante urbanistica, che è la decima nei 5 anni di consigliatura, consente l'ennesima urbanizzazione di suolo in un momento peraltro in cui, a differenza di 5-10 anni fa, il mercato è fermo. E quindi non c'è proprio neanche più la scusa, la fittizia di dire ho bisogno. Cioè, oggi succede il contrario. Io faccio l'assessore all'urbanistica, in questi 4 anni e mezzo mi è capitato più di una volta non di venire, di ricevere qualcuno che mi veniva in ufficio a chiedermi di trasformare un terreno agricolo in terreno edificabile, ma l'esatto contrario. Cioè, vengono a dirti mi togli la classificazione perché così spendo meno di ICI, o come diavolo si chiamerà di qui ai prossimi mesi. Perché questo è quello che sta succedendo. E in questi 15-20 anni, purtroppo, anche nella nostra regione, noi abbiamo cementificato tutto quello che si poteva cementificare, e quel poco di terreno agricolo che possiamo vedere andando in treno in qualsiasi direzione, in macchina, facendoci un giro in bicicletta, non è detto che tutto rimarrà così, perché molto del poco che è ancora rimasto libero è già classificato da amministratori che, quando erano in buona fede, non potevano fare diversamente, perché alla faccia di tutte le storie che ci hanno raccontato rispetto al federalismo fiscale, di fatto la realtà è che il federalismo è stato applicato al contrario. I sindaci sono stati svuotati di risorse, della possibilità di decidere e di gestire direttamente bene i servizi che fino a molto tempo fa gestivano molto meglio di queste grandi società, ERA, IREN, così facciamo i nomi di tutti senza nessun problema.
molto meglio di quello che non stanno facendo loro, con la scusa che bisogna dare in mano al privato perché il pubblico non è più capace di gestire le cose, perché non ha i soldi per fare gli investimenti, perché le tariffe diminuiranno, perché il rapporto tra cittadini e società diventerà un rapporto più diretto. È successo tutto il contrario, le tariffe continuano ad aumentare, gli investimenti non si fanno, si fanno in modo sbagliato, in modo non del tutto efficace, la distanza tra i cittadini che nel frattempo sono diventati consumatori e le società è aumentata, e i difetti che c'erano allora, cioè la politica che controlla, no, la gestione di questi servizi, è rimasta, perché i consigli di amministrazione di queste grandi società sono pieni di ex sindaci, di ex rappresentanti di partito che vengono smistati a seconda degli interessi del momento e della situazione. Allora, la risposta che noi diamo è, noi diciamo che siamo contro il consumo di territorio, ma poi l'azione conseguente è che approviamo dei piani regolatori, dei piani di gestione del territorio, dei piani, degli strumenti comunque urbanistici che cambiano nome a seconda delle regioni, a crescita zero, perché se sei contro il consumo di suolo, l'unica risposta che puoi dare da un punto di vista pratico è che interrompi il consumo di suolo e che metti nelle condizioni il mercato non di fermarsi. Perché, attenzione, anche qui l'approccio ideologico è l'approccio che dice fermiamoci, qualsiasi vi sia la situazione locale noi ci fermiamo perché appunto ci piace il terreno libero dal cemento. Quello che noi diciamo è qualcosa di leggermente diverso: se c'è un'esigenza specifica, effettiva, di un nuovo insediamento, di un ampliamento di un insediamento esistente industriale, si ragiona, si consente, è ovvio, ma se in un contesto territoriale tu hai 100, 1000, 10.000 capannoni già costruiti vuoti, se tu hai delle aree dismesse da riqualificare, se tu hai dei interi condomini costruiti tra l'altro con la carta pesta, che quindi da un punto di imbarba tutte le normative già in essere da anni, continuano a essere realizzati senza criterio da un punto di vista del risparmio energetico, allora prima di fare una nuova variante per andare a classificare dei terreni ancora liberi, beh, insomma, un amministratore con un minimo di sale in zucca ci pensa un attimo e fa un altro tipo di ragionamento, che è esattamente quello che abbiamo cominciato a fare noi da una decina d'anni a questa parte, dimostrando che i comuni possono reggersi senza gli oneri dell'urbanizzazione, perché gli amministratori spesso hanno classificato terreni agricoli in terreni edificabili perché non avevano altro modo per tenere in piedi i servizi, per tenere aperto l'asilo nido comunale, per far andare il pulmino scolastico a prendere i nostri bambini, per garantire l'assistenza domiciliare agli anziani. Alla faccia di tutto quello che ci è stato detto, noi, i nostri sindaci, i nostri amministratori, molto spesso hanno svenduto il territorio per introitare subito soldi che abbiamo messo in parte corrente, perché questo ce lo consentiva la legge, e le abbiamo usate entrata straordinaria per finanziare servizi ordinari. Questa cosa ha messo in moto un circolo non virtuoso ma vizioso, perché è evidente, lo capisce un bambino di 5 anni, che se io consento la realizzazione di nuovi alloggi, in questi alloggi prima o poi, adesso non più ma fino a qualche tempo fa, qualcuno ci viene ad abitare, ci viene a vivere, e questo qualcuno arriva da fuori, non ha una rete parentale amicale in grado di supportarli nel momento del bisogno, nella quotidianità, nelle caotiche quotidianità che sono le nostre vite, e quindi questi nuovi cittadini 5-10 anni dopo verranno a bussare alla porta del nuovo sindaco e gli chiederanno: mi fai un nuovo asilo nido? mi prendi un altro pulmino perché i bambini non sono più 20, sono diventati 30? E il nuovo sindaco cosa farà? Cosa ha fatto? Ha fatto una nuova variante urbanistica, ha svenduto un altro pezzo di territorio per implementare quei servizi. Capite che da questo gioco non se ne esce. Se ne esce facendo un'altra politica, annunciandola ma poi praticandola, facendo piani regolatori a crescita zero e creando le condizioni, complicatissimo, non sempre ci si riesce, soprattutto sul tema della riqualificazione, delle aree dismesse, cioè bisogna mettere in moto dei meccanismi che richiedono tempo, che richiedono schiena dritta, che richiedono la capacità di conoscere bene il territorio, gli imprenditori del territorio, attivare dei percorsi in trasparenza che consentano davvero poi l'effettivo recupero, però ci si può arrivare, alcune esperienze hanno dimostrato che si può fare.
E lo stesso discorso appunto vale sul tema, ritorno un attimo sul tema dei rifiuti per dire che la scelta del non inceneritore non è una scelta ideologica, ma è una scelta dettata dall'analisi dei risultati che alcuni dei nostri comuni hanno conseguito e che potrebbero essere proiettati facendoli diventare un progetto nazionale da domani mattina. Noi abbiamo dei comuni che oggi sono al 90% di raccolta differenziata, dove i cittadini producono meno di 30 kg di rifiuti all'anno, quando la media nazionale viaggia tra i 500 e i 700 kg a seconda della collocazione geografica. Dove alla raccolta differenziata porta a porta spinta, che è l'unico modello, non c'è più niente da sperimentare, ormai è evidente, lo fanno in 1500 comuni italiani e in tutti i comuni dove si fa la percentuale minima della raccolta differenziata è del 70%, quindi vuol dire che quello è il modello da seguire. In quei comuni lì, affiancando delle politiche di riduzione della fonte dei rifiuti, che è l'altro vero grande tema, cioè la miglior raccolta differenziata è il rifiuto non prodotto, il rifiuto non creato, quindi in attesa che dall'alto qualcuno si svegli, capisca che con tre leggi si possono obbligare chi fa le cose, farle in modo tale per cui si fanno senza imballaggi, si fanno con i materiali disaccoppiati, eccetera, 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 non mi dilungo su queste cose, ma in attesa che qualcuno si svegli sul nazionale, e secondo me bisogna aspettare ancora un po', facevo la battuta prima che il nostro ministro dell'ambiente è un commercialista dell'UDC, con tutto il rispetto per i commercialisti e con tutto il rispetto per l'UDC, però voglio dire, è evidente di un segnale che l'ambiente non è proprio in cima all'agenda politica di questo governo, così come non è in cima all'agenda politica della nostra regione. Noi non abbiamo più l'assessore ambiente, vedete che ce l'ha il presidente della regione, ed è evidente che con tutto quello che ha da fare il presidente della regione, insomma, un po' di dubbi sul fatto che riesca a portare avanti con la testa giusta, col tempo giusto, con la serenità giusta, un argomento che in tutto il resto d'Europa è un argomento prioritario, qualche dubbio mi viene. Allora, sul tema dei rifiuti, dicevo, raccolta differenziata porta a porta spinta, affiancata da progetti che i comuni possono fare per convincere i cittadini, le imprese, le realtà imprenditoriali del territorio per ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, inventandosi anche di sana pianta dei progetti e soprattutto interpretando, capendo che il proprio ruolo non è più quello della gestione dell'ordinario, che è già una cosa complicatissima tra le cose che dicevo all'inizio. Cioè tu oggi quando entri in comune sai come ci entri, non sai quando e come ci uscirai, perché hai la fila di gente alla porta che ti viene a dire io non so come fare a pagare i libri per la scuola di mio figlio, quindi cioè, voglio dire, è davvero una questione di trincea, e quindi in questa questione di trincea riuscire ad avere la lucidità e il tempo di provare a immaginare un mondo diverso dalla propria comunità è davvero molto complicato, quindi il politico ormai c'è pochissimo nelle istituzioni locali perché non c'è proprio banalmente il tempo di pensare a quello, quindi riuscire a crearsi, a ritagliarsi questa nicchia per cui provare a dire vabbè, i casini che qualcuno ha creato, che ci sono oggi, si possono provare a immaginare di risolvere in un altro modo, è comunque fondamentale ed è comunque un invito che un consiglio, un suggerimento che vi faccio per quando sarete consiglieri, assessori, sindaci o già oggi per come siete cittadini, perché di fatto voi già oggi potete condizionare la vostra amministrazione stimolandola, provocandola positivamente, mettendola nelle condizioni di conoscere esperienze che ci sono in giro per l'Italia. Quindi sul tema dei rifiuti molti dei nostri comuni si sono inventati proprio dei progetti e sono usciti dal municipio proprio fisicamente, mentalmente, hanno cominciato a stimolare un cambiamento di passo nelle comunità locali, negli stili di vita, mettendoli nelle condizioni di fare piccole scelte di sobrietà che però sommate dalla realizzazione da parte di molte persone insieme a un comune che ci ha messo chi le risorse, chi gli spazi, chi la rete per far conoscere queste esperienze, sono diventate alla fine dell'anno rifiuti che si sono ridotti, quindi minori costi per il pubblico, la possibilità di assumere e soprattutto minori costi anche per le famiglie, dai pannolini lavabili all'uso dell'acqua del rubinetto piuttosto che l'acqua della bottiglia di plastica. Tante piccole cose che vi butto lì a spot, ma che, ripeto, poi alla fine fanno la differenza e che se allargate su un bacino più ampio potrebbero davvero portare
a una riduzione complessiva dei rifiuti che poi giustifica il piano strategico nel medio periodo di qualche anno di poter dire se tutti i comuni facessero come a Ponte delle Alpi in provincia di Belluno o a Capannori, provincia di Lucca, 50.000 abitanti, il sindaco del PD, Giorgio Del Ghingaro, che fra due mesi è finito e che in un partito normale verrebbe preso, portato a Roma a fare il ministro dell'ambiente o comunque a diventare il modello da seguire, e che fra due mesi invece lui è finito nell'indifferenza generale di un partito che non si occupa di queste cose. E ce ne sono a centinaia di amministratori del PD che fanno le cose, lo diceva Beatrice prima dell'inizio dell'incontro, nonostante il PD. Lo dico, io uso questo... uso questi incontri anche per sfogarmi, ma perché di fatto è così ed è un peccato. Maurizio Livieri, assessore ambiente del comune di Montecarugolo, in provincia di Parma, che ha realizzato praticamente da solo quella che noi abbiamo chiamato la centrale invisibile, la centrale di un megawatt, quindi di un'unità di misura che non esiste, ma che è una provocazione per dire che grazie a un progetto di 2 milioni e mezzo di euro che stanno facendo, nonostante il patto di stabilità, nonostante tutti i vincoli che ci sono, perché hanno avuto la voglia, la curiosità, l'ostinazione di guardarsi intorno e di trovare una via d'uscita a norma di legge per aggirare il patto di stabilità, ha fatto un intervento incredibile riqualificando tutta la pubblica illuminazione del suo comune con gli impianti LED, creando occupazione a livello locale, riducendo del 90% la bolletta energetica sulla pubblica illuminazione. Questo qua è un assessore che ha il suo secondo mandato e che probabilmente non verrà ricoinvolto il prossimo giro. Ecco, io di persone così che fanno dei progetti meravigliosi, in giro per l'Italia ce ne sono tantissimi, e io penso che il nostro partito dovrebbe cominciare a valorizzarli di più, anche perché, chiudo la parentesi politica, se vi ricordate il Movimento 5 Stelle quando era Meetup era partito, se vi ricordate, esattamente su questi temi, e meno male, dico, che Beppe Grillo 10 anni fa, 15 anni fa andava in giro a fare gli spettacoli, a fare formazione, a fare cultura su questi temi che in Italia erano praticamente tabù. Dopo poi ha preso la piega che ha preso, ma loro le loro battaglie le facevano sugli inceneritori, sul consumo di suolo, sulla mobilità sostenibile, cioè dicevano e continuano a dire di voler fare le cose che il PD, che gli amministratori del PD a livello locale, spesso all'insaputa del PD nazionale, fanno da 10 anni. Cioè ci siamo fatti non solo fregare gli elettori, ma anche i temi. Ci siamo fatti fregare i temi su cui noi stiamo sperimentando e stiamo dimostrando che si possono fare quelle robe lì da 10 anni. Io credo che una riflessione su questo andrebbe fatta, ma chiudo questa parentesi e torno sulle cose concrete. L'esperienza di Montechiarugolo è un'altra esperienza significativa che consente a quel comune di tagliare la bolletta energetica del 70% facendo degli interventi che, ripeto, creano occupazione a livello territoriale, che sono uno straordinario esempio per i cittadini di quella comunità, che vedendo la tecnologia rinnovabile applicata sul territorio, impianti fotovoltaici, solare termico, la pubblica illuminazione LED, i cappotti per la riqualificazione degli edifici pubblici, sono invogliati perché vedono che funziona, e quindi poi attraverso un gruppo d'acquisto promosso e organizzato nel comune, i cittadini si mettono insieme, mettono l'impianto fotovoltaico sul tetto. So che c'è un'esperienza di questo tipo simile, insomma, con le comunità solari. In Italia ormai di queste esperienze ce ne sono tante, ma sono partite tutte dal basso. E per anni sono state boicottate dai funzionari dei comuni, dalle ASL, dalle sovrintendenze, dai partiti, perché di fatto questo tipo di esperienze venivano vissute, nella migliore delle ipotesi, come un fastidio. Io ve lo dico, la prima cosa che dovete fare nel momento in cui entrate in comune è trovare degli alleati, non tanto nei vostri compagni di giunta o di maggioranza o di partito, ma all'interno della macchina comunale, nel funzionario, nel caposettore, nel segretario comunale, perché con loro dovrete poi costruire, trasformare le idee, le emozioni che vi spingono a fare politica in atti amministrativi conseguenti. E se non avete alle spalle una macchina comunale
formata, adeguata, pronta, curiosa, capace di trasferire la vostra idea, la vostra ambizione, il vostro progetto politico in prassi amministrativa conseguente, o banalmente non ne ha voglia, perché è pigra, perché significa scrivere le delibere in modo nuovo, perché significa guardarsi intorno, perché significa cambiare l'abitudine della quotidianità, perché i nemici spesso non sono, a livello locale, non sono gli affari, le speculazioni, le corruzioni, sono banalmente la pigrizia, la poca curiosità e questo tipo di cose che non si vedono ma che ci sono e che possono frenare anche le migliori e le più belle intenzioni. Ecco, questa è la prima cosa che dovete fare nel momento in cui entrate in comune. E un segreto che ha portato il comune di Montechiarugolo a fare questi progetti è stato proprio quello di capire che bisognava trovare degli alleati, che non bisognava far cadere le cose dall'alto, quindi la partecipazione, la rete, no? Queste parole che tutti usano ma che poi vanno riempite di contenuti. La partecipazione si fa tutti i giorni con lentezza, con umiltà e con la voglia e con la capacità di interagire con tutti i livelli in una comunità, a partire ovviamente dalla macchina comunale per poi aprirsi nel territorio. Lo stesso discorso si potrebbe fare sulla mobilità, vorrei però tralasciarlo e andare sul toccare almeno un altro punto per poi eventualmente rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, alle vostre richieste, che è quello relativo ai nuovi stili di vita. Noi come Associazione Comuni Virtuosi abbiamo un manifesto, uno statuto, un manifesto che ha 5 linee di indirizzo, che sono anche le 5 linee di indirizzo contenute nel modulo che i comuni devono compilare, non per aderire liberamente all'associazione ma per fare la richiesta, che noi valutiamo sia online, quindi raccogliendo informazioni attraverso la rete o andando sul posto, facendo una verifica di quello che viene dichiarato dal comune. E uno di questi temi è il tema dei nuovi stili di vita, che è in fondo, ma non per importanza, è in fondo perché dal nostro punto di vista arriva alla fine di un percorso iniziale in cui l'amministrazione recupera quella credibilità che la politica purtroppo ha perso, anche grazie a un certo modo di rappresentarsi che la politica ha portato avanti in questi anni e di raccontarla, che certi media, direi tutti più o meno male, hanno fatto in questi anni. E fatto quello, allora si ha la credibilità, si ha la capacità di convincere le persone a fare una cosa apparentemente normale, banale, ma che oggi non lo è assolutamente rivoluzionaria, anche e paradossalmente nei piccoli centri. Fino a non molto tempo fa si pensava che l'alienazione, l'isolamento, l'individualità fosse più un problema delle grandi città, di fatto sicuramente lo è ancora. Ma negli ultimi anni questa cosa è successa soprattutto nei piccoli centri, cioè nei piccoli paesi, alle 7 di sera quando si chiudono gli esercizi commerciali, anche i piccoli paesi muoiono, si spengono, si chiudono, le persone rientrano nei loro loculi più o meno accoglienti, accendono la televisione e quello è l'unico modo che hanno per, o il computer se sono più giovani, e quello è l'unico modo che hanno per interagire con il mondo. Con il mondo esterno, la comunità non esiste più e questa è la mancanza di comunità è uno dei grossissimi problemi che le pubbliche amministrazioni, anche dei comuni piccoli, oggi affrontano e che è frutto di scelte ancora una volta ambientali, urbanistiche, perché è evidente che se tu per 15 anni hai immaginato di il tuo paese di 5.000 abitanti farlo diventare di 15.000 e hai contribuito a realizzare una ampliamento urbanistico che poi significa persone che arrivano nel territorio e che vengono a dormire nel tuo paese ma che magari lavorano da un'altra parte, che hanno i parenti da un'altra parte ancora, è evidente che quei cittadini che sono formalmente residenti nel tuo territorio però non fanno parte della comunità, non vogliono far parte della comunità e tu non hai i mezzi e gli strumenti per fare in modo che facciano parte della comunità. E allora rispetto a questo tema il nostro primo sforzo, il nostro primo progetto è convincerli, riabituarci ad uscire di casa, una volta ogni tanto a decidere dopo le nostre faticose giornate di dire vabbè, sai che c'è, dopo cena, stasera mi rimetto le scarpe e vado in piazza a prendere un gelato, a fare due chiacchiere con le persone che incontro, a sentire il concerto che il comune ancora magari
nonostante tutti i vincoli, riesce ancora a promuovere e a organizzare. Vado nel parco, mi siedo su una panchina, che è molto più presidio di sicurezza quello, cioè la comunità che si rianima, che non la telecamera, che non il vigile di quartiere, che non tutte queste cose che anche noi a volte facciamo perché è di moda farle, perché la gente esasperata comunque ti chiede di fare. La comunità che ritorna fuori, che ricomincia a parlarsi, che ricomincia a conoscersi, che ricomincia a condividere gli spazi pubblici, e negli spazi pubblici ricomincia a parlare del proprio territorio, non soltanto perché ha un bisogno da soddisfare, e quindi mi rivolgo all'ente locale nel momento in cui sto usando l'ente locale, o perché ho il bambino che va all'asilo nido, o perché ho il nonno nella casa di riposo, e quindi manifesto un legittimo bisogno e chiedo una risposta di questo bisogno, ma partecipo al gioco della comunità perché in questa comunità ci vivo, perché ci sono le persone a cui voglio bene e perché comunque voglio bene la mia comunità. Questa è una roba che sembra facile, ma è complicatissima poi adattarla alle specificità di un territorio. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo un sacco di buone pratiche che trovate anche sul sito, ma che sono difficilmente replicabili, mentre la raccolta differenziata porta a porta spinta, fatto il modello, poi lo si applica su tutto il territorio nazionale. Un progetto di partecipazione deve nascere a partire dalla sua ideazione nel territorio in cui quel progetto vuole svilupparsi. Noi a Colombo in questi 10 anni abbiamo fatto un sacco di esperienze sulla partecipazione, alcune sono fallite miseramente, altre hanno funzionato, e non è detto che nello stesso territorio pratiche e progetti che hanno funzionato 5 anni fa possano funzionare adesso. Quindi rispetto alla partecipazione abbiamo meno conoscenza da trasferire, abbiamo suggerimenti, abbiamo prassi consolidate che hanno dimostrato che si può fare partecipazione, che si deve fare partecipazione, lo dico egoisticamente da amministratore, perché poi il vantaggio prima di tutto è per gli amministratori, perché quando tu metti nelle condizioni i cittadini di sapere in che condizioni opera un'amministrazione, quali sono le esigenze non di uno, ma di 1.000, 5.000, 10.000 abitanti, che sono le persone che possono vivere nelle nostre comunità, allora sono persone più formate, più consapevoli, e se poi a tutto questo fai seguire una effettiva condivisione delle scelte su alcuni temi, attraverso alcuni strumenti, il bilancio partecipativo, la programmazione urbanistica partecipata, eccetera, eccetera, allora condividi la responsabilità di un percorso, e quindi questo fa crescere la comunità e fa vivere quel nuovo servizio, quella opera pubblica, quel progetto condiviso come un progetto non di un'amministrazione, non di un colore politico, ma un progetto di tutti. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande, richieste... Marco, io al volo, sull'illuminazione a LED, qualche esempio? Qualche esempio? Cioè, prima di tutto, sì, qualche esempio di messa in pratica della cosa, e la seconda riguarda il costo complessivo dell'operazione, cioè sui vecchi, sulle vecchie strutture. Allora, io ti faccio l'esempio, riprendo l'esempio di Montecaure, perché siccome è interessante soprattutto non tanto per la tecnologia che hanno usato, ma per come sono riusciti a fare l'intervento pur con l'impatto di instabilità. Cioè, secondo noi questo è un progetto che dovrebbe essere ripreso subito e messo nelle mani di tutte le amministrazioni che oggi vogliono fare qualcosa, ma pur avendo le risorse a disposizione sul bilancio non possono farlo, perché appunto ci sono tutti i vincoli che conosciamo. Lì loro hanno avuto la capacità di guardarsi bene, diciamo così, le carte, e hanno trovato questa forma contrattuale che è prevista nel codice degli appalti, che è il contratto di messa in disponibilità, che esiste dal 2006 peraltro, quindi non è che l'hanno inventato ieri, ma che di fatto pochissimi comuni, cioè meno di 10 comuni in tutta Italia, hanno utilizzato. E questo tipo di contratto non fa patto sostanzialmente, perché il contratto prevede che l'intervento, in questo caso di riqualificazione della pubblica illuminazione, non venga fatto dal comune, ma venga fatto dal soggetto che vince la gara d'appalto. E
La differenza sostanziale tra questo e ad esempio il project financing o altre formule, meccanismi delle ESCO, cose che comunque sono state praticate negli ultimi anni, è che, lo dice la definizione stessa, tu metti in disponibilità un bene o un servizio che però rimane pubblico. E questa è una differenza dal nostro punto di vista sostanziale. Perché di fatto i project financing sono nei fatti una privatizzazione. Perché è vero che alla fine di solito dei 30, 40, 50 anni di contratti, di convenzione per cui tu affidi a un soggetto terzo un edificio in cambio di una riqualificazione, di un investimento, di solito sono banche o sono situazioni di questo tipo che poi magari ci fanno la sede, ci fanno delle situazioni analoghe, in teoria alla fine di questa convenzione tu torni ad essere a tutti gli effetti proprietario di quell'immobile, però visto com'è l'andazzo io non li voglio vedere, poi voglio vedere alla fine di tutti i project financing che sono stati fatti in questo paese quanti soggetti pubblici potranno effettivamente riprendersi questo immobile e gestirlo direttamente con le situazioni di finanziaria che abbiamo. Il contratto di messa in disponibilità dice chiaramente: io ti metto a disposizione un bene, un immobile, un patrimonio che è pubblico, che rimane pubblico, sul quale il mio obiettivo è di riqualificarlo, in questo caso parliamo di 2000 punti luce nel comune di Montechiarugo, che è un paese di circa 10.000 abitanti, appunto in provincia di Parma. Io non posso fare l'investimento di riqualificazione perché il patto di stabilità mi impedisce, nonostante io abbia le risorse a disposizione a bilancio, lo fai tu. E l'altro grande vantaggio, l'altra grande differenza tra questo contratto e il project financing è che il progetto è a responsabilità del soggetto che partecipa alla gara d'appalto. Non è il comune che fa il progetto e mette a gara la finanziabilità dell'intervento. Quindi vince chi a parità di progetto fa l'offerta migliore. Io metto a gara l'obiettivo. Tu vinci con il progetto migliore. Quindi hai la responsabilità del progetto. Se hai fatto un cattivo progetto e invece di raggiungere l'obiettivo 100 di risparmio energetico raggiungi l'80, tu comunque mi garantisci il 100 da un punto di vista economico, perché è un problema tuo che hai fatto male il progetto. E di conseguenza è interesse dell'azienda che partecipa alla gara fare il miglior progetto possibile, perché poi tra l'altro su questo miglior progetto, visto che parliamo di qualificazione energetica, quanto prima si riesce, quanto meglio si riesce a riqualificare dal punto di vista energetico quell'intervento, in questo caso la pubblica illuminazione, quanto prima si abbassa il range tra la bolletta energetica che il comune paga e il risparmio che si ottiene, e su questo risparmio si gioca il guadagno, il rientro dell'investimento fatto dall'azienda e il guadagno nella durata della convenzione. Perché a Montechiarugo hanno fatto una convenzione di 13 anni, se non ricordo male, e quindi la ditta che poi ha vinto l'appalto sta sostituendo tutti i punti luce, riqualificando anche la linea e predisponendola anche per il futuro, perché la linea della pubblica illuminazione è importante che rimanga pubblica, perché è una linea dalla quale potranno passare nel giro di brevissimo tutta una serie di servizi che oggi magari immaginiamo, no? Le smart city, tutte queste cose frutto di ulteriori numerosi convegni, poi però le cose bisogna farle. A Montechiarugo, dove ancora la mobilità elettrica non è sviluppata, dove ancora tutta una serie di cose non ci sono, però si fa un investimento, si creano le condizioni perché tra un anno, cinque anni, quando ci saranno le auto elettriche, ci sia sui punti luce, sui pali della luce, la possibilità già oggi di ricaricarle con le auto elettriche, quindi spendendo molti meno soldi, mettendoci mano adesso, che non poi fra tre anni dover rifare tutto l'intervento o parte di esso. E sul sito della scuola di alta amministrazione c'è la presentazione del progetto, ci sono tutti i dati che mi hai chiesto tu, quindi
quanto è costato l'intervento, che beneficio ambientale ha significato, che risparmio energetico si è ottenuto, quanti posti di lavoro hanno creato, è tutto sul sito. Non c'è nessuna responsabilità solidale fra il comune e l'impresa nel momento in cui svolge il lavoro, per qualsiasi cosa, rispetto ai fornitori? In quel caso non è stato fatto, in altri casi si fa, cioè nei bandi si introducono dei criteri sia rispetto al tema del lavoro che rispetto al tema dei materiali utilizzati, da dove vengono, sono attraverso, soprattutto quel tipo di approccio lì c'è sugli acquisti verdi, quindi su tutto quello che è l'acquisto di materiali, di beni che servono alla pubblica amministrazione. Noi ad esempio con loro abbiamo fatto il primo giro, abbiamo introdotto dei criteri che abbiamo poi attraverso una delibera di giunta, che sono diventati gli obiettivi per i responsabili di settore, che poi hanno il compito di fare i bandi, di fare, quindi ogni bando da lì in poi ha dovuto seguire quei criteri, che poi sono stati anche peraltro superati da normative nazionali e regionali in alcuni casi, che li hanno resi in alcuni casi cogenti. Quindi, però sul bando di Montecherugolo questi aspetti non c'erano. Ti chiedevo se relativamente al contratto di disponibilità, se cambia qualcosa in termini di rispetto di vincoli di finanza pubblica, del patto di stabilità rispetto alla realizzazione diretta o al project financing? Sì, cambia essenzialmente, l'ho detto, nel senso che non fa patto di stabilità, perché l'investimento non è fatto dal comune, ma è fatto dal soggetto terzo e non passa dal bilancio comunale. Però se ci fossero, adesso parlo per qualche esperienza, se ci fosse, siccome tu dicevi rispetto al project financing, comunque questo bene poi rientra nella disponibilità. Non è che rientra, non esce proprio. Non esce, però se ci fosse come l'allocazione finanziaria, un obbligo o un riscatto finale, probabilmente diverse relazioni della Corte dei Conti dicono che potrebbe invece rientrare nel patto di stabilità, quindi no, mi chiedevo se ci fossero esperienze, tante esperienze diverse invece che avevano dei vostri comuni tranquillizzato su questo aspetto che non rientra nel patto di stabilità. Allora, è un campo ancora abbastanza poco esplorato, nel senso che, come dicevo all'inizio, in realtà sono pochissimi i comuni che hanno utilizzato questo tipo di contratto, però di fatto nei comuni dove l'hanno fatto non c'è stato alcun tipo di problema, poi magari qualcuno vorrà il problema. Io sono abbastanza convinto, ahimè, da come vanno le cose in questo paese, nel momento in cui queste esperienze che noi adesso stiamo facendo conoscere attraverso la scuola, sul sito, e che insomma nel giro di con i nostri tempi, quindi con lentezza, probabilmente diventerà un modello replicato in 30-40 comuni in giro, secondo me, di un anno o due. Nel momento in cui diventa una cosa più praticata, ci sarà qualcuno che si inventerà qualche cosa per fare in modo che anche questo rientri nel patto di stabilità, perché purtroppo quindi siamo un po' indecisi se farlo conoscere o se provare a sperimentarlo ancora per avere più esperienze, però dal nostro punto di vista, insomma, tra chi fa l'amministratore da qualche anno e di fatto gli amministratori virtuosi sono anche amministratori frustrati, perché teniamo i conti in regola, abbiamo i soldi in banca, non li possiamo spendere e siamo presi in giro due volte, perché invece quelli che buttano via soldi che non hanno, comunque male che vada arriva il commissario con i soldi, li mette a posto tutto, quindi poi spesso li vedi poi dopo qualche anno che sono diventati consiglieri regionali, responsabili di partito e quant'altro, mi viene un po' da arrabbiare, però non sempre deve andare a fine così. Volevo chiederti, per quanto riguarda lo sviluppo del federalismo inteso come era nei progetti iniziali, per esempio i famosi decreti attuativi sul federalismo fiscale sono ancora bloccati da quando è caduto il governo Berlusconi, ecco, quanto con lo sviluppo, ecco, di queste buone pratiche può aiutarvi, invece quanto da parte vostra, la vostra esperienza, ha detto no, è meglio che ci siano progetti a livello nazionale e le risorse vengano incentrate dallo Stato centrale
alle singole regioni per i singoli progetti, quanto invece è importante che si arrivi a un completamento, ovviamente in modo serio e con gli accorgimenti giusti, ma di quel famoso progetto federale che, diciamo, da quanto ho studiato io è a un 60% e qualcosa bloccato lì, dunque crea grandissimi problemi, specialmente per quanto riguarda la parte fiscale. Dunque, quanto potete tenervi, quanto la regione può tenere per poi ridare ai singoli comuni? Ma guarda, ti dico, in generale, fatta salva una solidarietà nazionale che ci deve essere, nel senso che le aree che hanno meno devono essere garantite dalle aree che hanno di più, cose che non erano nel progetto iniziale di chi ha fatto partire 20 anni fa questo mito, questo incantesimo. In teoria non è sbagliato il principio per cui le comunità e quindi i comuni possano gestire territorialmente parte delle risorse che i cittadini di quella comunità mettono a disposizione attraverso la tassazione a livello locale. Di fatto però, al di là degli annunci, al di là delle riforme fatte a metà, tutto questo è successo, ripeto, come dicevo all'inizio, un po' al contrario, perché ci sono dei meccanismi che è complicatissimo da spiegare, però siamo arrivati veramente alla follia, cioè proprio noi ogni giorno abbiamo la segretaria comunale che ci arriva a dire c'è una nuova interpretazione della norma, bisogna ICI, mica ICI, questo, questa, cioè siamo arrivati a un punto in cui di fatto noi mettiamo le mani nelle tasche dei nostri cittadini e gran parte, anzi direi quasi totalmente, queste risorse le giriamo al governo centrale e alle sue varie diramazioni istituzionali. Secondo noi è folle tutto questo. Se poi tutto questo lo infiliamo nella cosa di cui stiamo parlando stasera, cioè della sostenibilità, è ancora peggio, perché i comuni che hanno rinunciato da 10 anni agli oneri di urbanizzazione per salvaguardare il territorio, cioè in un paese normale ci dovrebbe essere una legge che dice al comune che non cementifica il territorio gli arrivano più trasferimenti dallo Stato del comune che fa una variante urbanistica che distrugge tutto il territorio. Oggi di fatto il comune che tutela il territorio, che rispetta i limiti di legge rispetto alla raccolta differenziata, perché vorrei ricordare che noi siamo un paese strano per cui la legge dice che dovremmo essere al 65% della raccolta differenziata, la media nazionale è il 30%. E poi parliamo di inceneritori, ma con quale credibilità questi politici ci vengono a raccontare di come si deve gestire la partita dei rifiuti? Ridendo, dicendo sì, ma comunque rimane una quota di rifiuti, non sappiamo dove mettere. Cioè, da 20 anni che dicono questa roba qua. Cioè, facciamo il passo successivo. Se siamo ancora qua dopo 20 anni, perché voi, che siete lì da 20 anni, continuate ad affrontare il tema facendo inceneritori e ampliando gli scarti. Allora bisogna andare oltre e soprattutto trattate alla stessa maniera i comuni che sono all'80% di raccolta differenziata rispetto a quelli che sono al 15, al 20, al 30, al 50 e che hanno anche il coraggio di andare in televisione a dire che siamo bravi perché siamo passati dal 30,5 al 30,6. E no, perché purtroppo questo succede in questo paese. Allora, rispetto a questi vincoli, rispetto ai temi della sostenibilità, noi diciamo alcune cose da anni sul tema del patto di stabilità, per fortuna adesso non lo diciamo più solo noi, sembra, vediamo poi cosa succederà tra i tanti annunci, se anche questo rimarrà intatto, diventerà sostanza, che il patto di stabilità non si applica a quei comuni che fanno degli investimenti di riqualificazione energetica, perché gli investimenti di riqualificazione energetica poi portano a ulteriori risparmi, quindi vanno esattamente nella direzione teorica di mettere dei vincoli, perché è giusto, cioè nel senso, per fortuna che qualcuno a un certo punto ha detto enti locali piantate lì di buttarvi i soldi, di fare assunzioni così, eccetera, eccetera. Però anche lì introduciamo dei meccanismi di premialità, premiamo le amministrazioni virtuose che lavorano per il dissesto idrogeologico rispetto a quelle che se ne fregano e poi dopo si stupiscono e danno la colpa alle nutrie se si allaga mezza città o se succede chissà che cosa. Cioè vogliamo fare un salto, cioè ogni riferimento è probabilmente voluto, cioè facciamo il passo successivo, il passo successivo è avere l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno e soprattutto
di mettere nelle condizioni di chi fa le cose in un certo modo di essere premiato anche da un punto di vista delle risorse, perché poi è evidente, e questo è il limite che sentiamo ormai di avere noi come associazione dei comuni virtuosi, che o queste esperienze che oggi vengono fatte un po' a caso, un po' per fortuna, un po' perché ci si conosce su internet, si scopre che c'è il comune che ha fatto, c'è l'amministratore sensibile e quindi si mettono in rete, sembriamo quasi una setta di poco normali, perché poi dopo alla fine diventano un modello per il paese, non per il singolo comune, o se no a lungo andare, voglio dire, anche noi stiamo scadendo i nostri mandati, non facciamo politica per professione, quindi probabilmente passerà questo tempo anche per noi, il rischio è che poi dopo, cambiando le amministrazioni, magari anche in continuità politica, ma cambiano le persone, cambiano le teste, cambiano le emozioni, cambiano le idee, legittimamente, poi magari queste cose rischiano un po' di sgonfiarsi. Noi crediamo che dalla somma di queste tante piccole esperienze venga fuori un modello di sviluppo che è completamente diverso rispetto a quello che continuiamo a pensare essere l'unica strada possibile, e che è anche, che secondo noi è anche l'unico modo per uscire da questa situazione, perché questa crisi non è una crisi semplicemente economica, non è una crisi passeggera, è una crisi secondo noi di sistema, e per uscire da questa crisi bisogna cambiare banalmente il sistema, quindi siamo molto ambiziosi, guardiamo molto in alto e molto in là, però nelle esperienze locali dove abbiamo messo in campo queste cose, delle eccellenze, perché poi ovviamente degli 80 comuni virtuosi alcuni sono molto avanti, altri sono più indietro, non tutti sono allo stesso livello in tutti gli argomenti che abbiamo trattato stasera, però dimostrano che volendo c'è un'altra strada, bisogna però immaginarla, volerla e provare da subito a costruirla, sapendo che poi magari ci si arriva fra 10 anni, 15 anni, però intanto iniziamo, perché sennò continueremo sempre a dire che non si può. Volevo dire una cosa sull'associazione, che ormai mi è sfuggito. Cioè, l'obiettivo dell'associazione è quello come dire, di coinvolgere il numero più ampio di comuni, diciamo, su questo manifesto, o anche diciamo di metterli in rete tutte e due, perché poi mi sembra di aver capito insieme cioè il lavoro anche che c'è dentro l'associazione, adesso tu lavori lì. Cioè, sì. Cosa consiste? Allora, all'inizio proprio è partita proprio come una roba casuale, nel senso che c'erano. Ho partecipato a un incontro organizzato da Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz, tra Gubbio e Perugia, questo villaggio, andateci perché merita, dove vi capita anche. Io quando sono andato la prima volta c'era Dario e Franca insieme lì, perché erano lì per l'estate, quindi ti capita di incontrare premi Nobel, cioè è un luogo di bello, insomma, vivo, dinamico. E nel 2003, credo, Jacopo aveva organizzato questo incontro sulle ecotecnologie, e io ho visto sul sito, ho partecipato e ho incontrato per caso persone, io facevo ero consigliere comunale di opposizione, la mia lista civica di sinistra, però siccome avete capito sono un po' un rompiscatole e non mi trovavo abbastanza in linea con l'allora, non mi ricordo più se si chiama PDS o come si chiamava, abbiamo fatto la nostra lista, loro hanno vinto, noi no ovviamente, però io sono entrato in consiglio comunale, quindi volevo un attimo capire se c'era qualche cosa in giro di gruppi, di realtà che soprattutto sul tema dell'ambiente, ma non solo, avevano già fatto le esperienze. Sono andato a questo incontro, ho incontrato il sindaco di Mulsanne, comune in provincia di Ancona, un sindaco di provincia di Lecce, di Pignano, e la sindaca di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, e ci siamo trovati prima di tutto come persone, ci siamo piaciuti, ci siamo raccontati le nostre esperienze, abbiamo capito che poteva essere un'idea mettere in piedi questa realtà, che ancora era molto in fase embrionale, cioè non era nella nostra testa quello che è diventata poi di fatto, come sempre avviene nelle esperienze della vita, inizi, poi magari modifichi, cambi, aggiusti. E abbiamo detto, creiamo uno spazio di confronto in cui condividere le idee,
quattro comuni che si mettono molto distanti tra loro, che si mettono in rete e si scambiano buone idee. Chi aveva fatto sui rifiuti, chi sull'acqua, chi sull'energia, chi sulla bioedilizia. Abbiamo detto cominciamo le nostre esperienze e vediamo se da questa contaminazione le nostre politiche a livello territoriale migliorano. E da lì abbiamo cominciato, abbiamo l'anno dopo fondato, nel 2005 fondato formalmente l'associazione, che ha poi mantenuto prima di tutto questo obiettivo culturale, prettamente culturale, cioè di far vedere che esiste un altro modo di fare politica in questo paese, che non è detto che si debba per forza essere parte di una casta o portare degli interessi privati in luoghi pubblici, eccetera, eccetera, e soprattutto che sui temi della sostenibilità ambientale in Italia si facevano e si fanno delle cose meravigliose che a livello locale, secondo me, noi rappresentiamo un modello per l'Europa. Il problema succede man mano che si sale la scala gerarchica delle istituzioni, cioè se tu vai sul tema della mobilità in giro per l'Europa, vedi che capisci che sono avanti di almeno 20 anni, il che non significa che non ci sia il traffico, che non ci sia l'inquinamento, che non ci siano i problemi. Se però tu vai a Londra, vai a Parigi, senza scomodare Amsterdam, insomma, vai nelle capitali europee, ti accorgi che un cittadino che vive lì può fare a meno della macchina. Ma perché? Perché da 20 anni c'è qualcuno che ha programmato la città, prima di tutto da un punto di vista urbanistico, poi degli investimenti e quindi delle infrastrutture, per consentire a sempre più persone, perché questo dicono le statistiche, di rinunciare all'auto, ma per farlo devi creare le condizioni perché le persone possano sapere di poter contare sul trasporto pubblico che funzioni, che sia pulito, che sia in orario, che sia mediamente economico, che sia inserito in una filiera della mobilità che mi consente di andare alla stazione più vicina della metropolitana o del treno con una bicicletta elettrica messa a disposizione del comune, di lasciarla a disposizione di qualcun altro e di trovarne un'altra quando arrivo alla fermata che mi serve per andare al lavoro, per andare dove ne ho voglia. E questo succede. Se vai a Roma, se vai a Milano, se vai nei grandi centri italiani, è un bel problema, sei indietro di 20 anni. Allora, il nostro obiettivo è prima di tutto un obiettivo culturale, far conoscere le belle storie che ci sono in questo paese, nonostante tutto, nonostante quello che la cattiva politica e i cattivi mezzi di informazione vogliono farci credere, perché l'antipolitica alimenta il fatto di dire me ne frego, cioè non cambia nulla, chi me lo fa fare a me? Di tornare al discorso che dicevo prima, mi rimetto le scarpe, esco di casa, faccio politica. Nei tanti modi in cui si può fare politica, dentro un partito, dentro un movimento, dentro un comitato, dentro un gruppo d'acquisto, dentro una bottega del commercio consolidato, dove ne avete voglia voi. Non lo faccio, perdo tempo, perché tanto il mondo sta andando alla deriva, perché tanto ci sono le guerre, perché tanto i nostri politici sono tutti dei ladri. Quindi esistono le belle storie, il nostro obiettivo è farle conoscere, far sapere che ci sono delle donne e degli uomini che oggi qui in Italia fanno delle robe meravigliose dentro le istituzioni, nonostante tutto quello che abbiamo detto stasera. E poi l'altro obiettivo è di creare le condizioni perché sempre più persone, sempre più amministratori, sempre più politici le facciano, prendano spunto da esperienze che ci sono già, che sono già state fatte, che quindi si sono già scontrate contro i muri, che hanno già superato tutta una serie di problemi e che quindi possono mettere a disposizione di altri il loro bagaglio culturale, la loro esperienza, i loro problemi, i loro fallimenti, i loro successi e quindi evitare spreco di tempo, di denaro, di entusiasmo da parte di chi invece sta iniziando ad approcciare quelle stesse cose. E quindi noi come Comuni Virtuosi cerchiamo di mettere in contatto esperienze all'inizio, esperienze che hanno già fatto delle cose, sia per la parte politica, l'assessore parla con l'assessore, sia per la parte amministrativa, il funzionario si fa dire dall'altro funzionario come ha fatto quella roba lì, come ha scritto la delibera, se la fa mandare, i bandi, come hanno affrontato il problema dei pareri, dei vari enti che si mettono sempre di traverso, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il lavoro che cerchiamo di fare. Siamo cresciuti, da 4 siamo passati a circa gli 80 comuni che abbiamo oggi, ma non abbiamo mai fatto una politica di crescita dei comuni, nonostante siano state molte le richieste che sono arrivate e che continuano ad arrivare. Noi a molti comuni diciamo di no,
due comuni li abbiamo buttati fuori dall'associazione. Uno di questi due era uno dei quattro comuni fondatori. Cambiata l'amministrazione, peraltro in continuità politica, la testa del sindaco e della sua giunta ha deciso di prendere un'altra strada sulle tematiche ambientali, li abbiamo richiamati all'ordine, loro giustamente, cioè giustamente dal loro punto di vista, sono andati avanti per la loro strada e noi li abbiamo buttati fuori. Perché non ci interessava fare l'ennesima rete di enti locali o l'ennesima associazione ambientalista che dice le cose e poi in realtà al suo interno c'è dentro tutto il contrario di tutto. Siamo pochi, cresciamo lentamente, ma facciamo in modo che i nostri comuni, cioè che nessuno dei nostri comuni sia attaccabile. Poi ripeto, non siamo infallibili, non abbiamo la verità in tasca e mi scuso se qualche volta do magari l'idea di pensare così, perché non è così, cioè assolutamente, facciamo un sacco di errori e molti nostri comuni non sono, ripeto, ai livelli di eccellenza dei comuni che vi ho raccontato brevemente stasera, però cerchiamo di tendere a quell'obiettivo. Adesso stiamo partendo con un progetto di mappatura e di verifica di tutti i comuni con il Politecnico di Milano, perché ci teniamo molto la nostra credibilità e perché soprattutto la natura della nostra associazione richiede un controllo periodico, perché essendo una rete di comuni non è detto che il comune che è entrato 5 anni fa con un'amministrazione, con un'idea, cambiando l'amministrazione, quel comune continua a perseguire quelle politiche. Quindi dobbiamo essere messi nelle condizioni come comitato direttivo di poter avere il polso della situazione. No, abbiamo toccato temi talmente vasti che sarebbero per parlare fino alle 2 di notte, ma io faccio una domanda e poi dobbiamo andare. Comunque, stringendo sul concreto, perché abbiamo parlato di tipo questa ultima cosa dell'illuminazione, mi è molto piaciuta in quanto mi ha tirato fuori un tipo di contratto d'appalto a me sconosciuto. Riguardo il financing non sono così dubbioso, posso fare una piccola postilla, perché cioè, a Casalecchio perlomeno con un project financing, cioè abbiamo fatto un progetto sulle rinnovabili incredibile, comunità solare, dividiamo la parte in gestione nostra comunale, la parte in gestione del partner, se lo si può dire, privato, che ha finanziato il progetto, e quella parte lì ne facciamo un qualcosa di molto molto partecipato e che può portare nella crescita da quel punto di vista lì. E invece tornando, quindi questa è l'esperienza che porto io, una cosa che chiedevo invece, su cui abbiamo dei problemi, io ho anche qualche dubbio insomma, è sulla differenziata. Noi abbiamo applicato la raccolta porta a porta, siamo arrivati a un picco del 70%, stiamo incominciando a scendere, ma anche effettivamente, anche a sentire il feedback della cittadinanza, l'incentivo economico, cioè la faccio per qualche motivo. Io chiedevo se lei ha delle esperienze positive in questi termini, considerando anche il fatto che se noi pensiamo a degli incentivi economici, effettivamente nella mia ipotesi limitata come conoscenza, viene da dire meno differenziata conferisco, più risparmio. C'è un problema però che non tutti i comuni hanno la porta a porta, quindi a parte l'illegalità del vado a portare il mio bidone del rusco a Bologna, scarico e ci risparmio, che fa incazzare, cioè effettivamente, vorrei capire se lei ha conoscenza di qualche metodo di incentivazione economica e di ricompensa che non sia questo, perché questo effettivamente ha qualche problema. Certo. No, allora il sistema porta a porta spinto funziona se è accompagnato dalla tariffazione puntuale, è molto semplice. Il problema è che laddove tu hai il soggetto che gestisce per conto del comune la partita dei rifiuti, che è lo stesso soggetto che ti fa la raccolta, che poi brucia i rifiuti o è proprietario di una discarica, quindi deve usare sostanzialmente questa filiera dello smaltimento, alla fine le due cose si scontrano. Nei comuni dove si fa la raccolta differenziata porta a porta spinta e questa è accompagnata dalla tariffazione puntuale, ovviamente i risultati sono migliori e sono stabili nel tempo, perché
tu incentivi persone che non è detto siano sensibili rispetto al tema dell'ambiente, cioè c'è chi lo fa perché ne è convinto, quindi che si diverte anche dalla raccolta differenziata, e c'è chi dice a me non interessa, questo può essere il cittadino come l'impresa del territorio. Allora l'incentivo economico stimola quella parte che è ancora, devo dire, maggioritaria di persone che si strafregano dell'ambiente e dicono vabbè, alla fine dell'anno risparmio 30, 40, 50 euro, lo faccio e lo faccio bene, se non altro per quello. E i rischi di prendo il sacchetto, lo porto nel comune di fianco, ci sono, devo dire che sono abbastanza fisiologici nella parte, nella fase iniziale di avvio del progetto, si riducono un po' se il progetto del passaggio dai cassonetti stradali al porta a porta spinto è accompagnato da un percorso di informazione, formazione e partecipazione nella comunità, che poi viene ripreso, cioè non è anche, una volta introdotto il metodo ci si dimentica di fare informazione, bisogna fare, questo è un errore che fanno molte realtà, cioè magari fanno anche 6 mesi di dialogo con i cittadini, incontri tutte le sere, poi però una volta avviato il progetto non fanno più nulla, invece bisogna continuare a battere il chiodo, ogni tanto fare questo tipo di incontri, trovare anche dei modi originali ogni volta per farli, per incontrare i cittadini, le feste, i premi, le iniziative, eccetera, eccetera, ma appunto tutto questo deve essere accompagnato dalla tariffazione puntuale, perché è l'unico modo per essere sicuri di ottenere il risultato. E se il comune che parte con la raccolta differenziata ha lo stesso soggetto gestore che gestisce anche tutti i comuni intorno, ed è un'altra cosa che non si capisce, se vuoi evitare o stroncare alla radice il problema dell'evasione dei rifiuti negli altri territori, tu prendi una provincia, su tutta quella provincia fai la raccolta differenziata porta a porta spinta e hai ridotto molto il problema. La scusa, l'obiezione è: partiamo con un progetto sperimentale, vediamo se funziona, ma oggi nel 2014 non c'è più nulla da sperimentare, perché questo tipo di intervento è oggi realizzato, in alcuni casi da ormai un decennio, in situazioni territoriali complicatissime, in paesi con case sparse, paesi di montagna, sul mare, cioè ovunque il porta a porta spinto funziona. Quindi chi vi dice che deve sperimentare o mente o è un ignorante, nel senso che ignora il fatto che ci siano 1500 comuni in Italia che fanno questo, che utilizzano questo metodo. Ovviamente ci vuole l'intelligenza di adattarlo alle specificità del territorio, ecco perché è importante accompagnare questo processo e far capire ai cittadini e alle realtà che insistono sul territorio che il progetto non viene calato dall'alto, ma viene condiviso con le realtà e si risponde alle esigenze effettive, non ai capricci, ma alle esigenze effettive che ci sono sul territorio per adattare il progetto alle specificità del singolo quartiere, perché questo poi deve essere la flessibilità e la capacità dell'amministrazione o della società che fa la raccolta differenziata in questa logica. Però la partita dei rifiuti è una partita che noi non vinceremo mai se non superiamo il conflitto di interessi, che non è quello di Berlusconi in questo caso, ma quello di società, e voglio dire, nella nostra regione è così, in tutte le province della regione, per cui la società che gestisce sostanzialmente il regime di monopolio, perché di fatto è così, c'è ERA, c'è IREN, si dividono i territori in modo assolutamente, direi quasi trasparente, anzi trasparentissimo, però di fatto è così. Se queste società con una mano fanno la raccolta e con l'altra bruciano i rifiuti, c'è qualcosa che non va. Quindi o superiamo questo meccanismo, per farlo ci vuole un piano dei rifiuti diverso da quello che ahimè stiamo facendo. Scusatemi se sono brutale su questo tema, ma credo che non ne usciremo mai, perché i modelli che funzionano sono modelli dove le società sono effettivamente società che hanno le mani libere, dove si fa la raccolta differenziata porta a porta spinta, dove c'è la tariffazione puntuale e dove se tu raggiungi percentuali di raccolta differenziata del 90% non metti in crisi un sistema industriale di impiantistica di smaltimento dei rifiuti che va in crisi se tutti fanno la stessa cosa.
Penso che abbiamo un problema, scusi, se dico abbiamo un problema inverso, adesso che abbiamo appena costruito a Parma un inceneritore e con l'inizio delle raccolte differenziate abbiamo gli inceneritori che vanno al 50% delle loro possibilità. Se posso aggiungere, io poi non mi ritengo un ambientalista convinto e ideologico, eccetera. Però poi abbiamo regioni in Italia che non riescono a smaltire i rifiuti, andiamo a prendere i rifiuti e li portiamo all'estero in altri paesi europei. Per quale motivo? Quando sono dei rifiuti diversi? Perché noi abbiamo una legislazione, per esempio di Napoli, penso tu. Sì, certo. Io l'ho studiato proprio perché anche noi possiamo fare ragionamento e dicevo, produciamo solo noi, guadagniamoci noi regioni. Però effettivamente non si può perché noi, diciamo, sono dei termovalorizzatori nostri, non sono inceneritori di vecchio stile come sono più o meno quello che ho studiato io, poi magari posso sbagliare. Non sono come quelli in Germania non sono tutto. Cioè, noi gli mandiamo il tipo di Napoli, che le famose ecovalle, che tra l'altro non sono state create come la legislazione dice dovrebbero essere create quelle ecovalle, ma in più. Per la legislazione i nostri inceneritori non possono buttare quelli lì perché lì c'è di mezzo anche dell'umido, c'è di mezzo, non è stato selezionato il secco come andrebbe selezionato, perché non c'erano gli impianti di smistaggio, diciamo, giù a Napoli. Dunque i nostri inceneritori, faccio l'esempio magari di Brescia, che vicino a Verona lo conosco meglio, o quello nuovo di Parma, non possono per la legge bruciare quelli lì perché sono dei rifiuti che sarebbero veramente tanto tossici da bruciare in Germania. Questo problema non se lo pongono, i grandi tedeschi da quel punto di vista lì, almeno da come so io, sulla salute sono dietro, molto dietro di noi, e perciò per quello non l'abbiamo potuto fare. Poi sono d'accordo con te sul fatto che da noi lo volevano aprire in provincia di Verona un grande inceneritore e tutti ci siamo messi a fare raccolta differenziata a Gogo e adesso la regione Veneto non ha i rifiuti, ha detto ops, ce ne basta uno e non tre, dunque siamo riusciti a bloccarlo. Però lì dovevano ancora far partire la legislazione per portare poi gli inceneritori ad attivarsi. Lì a Parma ormai penso che sia inevitabile. No, c'è bene, già in funzione. Sì, no. A me? Vabbè, scusa, no, perché ho fatto solo... Sì, no, questo era... Ok, grazie.